perché il trota si chiama così? Ma perché il trota si chiama così? Scusa, io vi chiedo scusa perché danni sono stati fatti da quelli che portano il mio cognome. Questo mi spiace enormemente. Scusatemi. Ma anche, permettete, anche per i miei figli li ho rovinati io, facendoli entrare nella Lega. Dovevo fare come ha fatto Berlusconi. I figli li ha mandati a studiare all'estero. Sì, all'estero, a Piacenza. Ma perché il trota si chiama così? Questa è la verità. Ma sbagliai, dovevo mandarli via. Era l'unico modo per salvarli. E di questo mi piange il cuore, perché sono cose che segnano la vita di una persona, quella venuta. Ma perché il trota si chiama così? Perché mangia le mosche al volo? Certi magici, sapete che non esiste. Certo, la canaglia giornalistica, quelli no, quelli sono prezzolati a regime. In molti paesi della Lombardia sono là, accampati. Venivi in sede con questo signore, io andai a parlare con lui, guarda che non puoi far vedere i conti della Lega a uno che non conosciamo, e per di più sarà che io ho dei pregiudizi, però non mi sembra esattamente lombardo. Gentile senatore Bossi, riguardo l'onestà padana, le voglio dire che i professori nella foto della mia cerimonia di laurea non hanno confermato il mio titolo di laurea con i voti, con le loro firme sopra, e mi hanno fatto fare la figura del falsario. Questo riguardo quel lombardo di Emilio Tiberi, quel figlio di una vacca cisalpina, una vacca padana di Milano, e anche Bianca De Bernardi, figlia di una vacca cisalpina, una vacca veneta di Venezia. Questi onorabili professori sono così onesti che non ci vogliono proprio andare in tribunale a denunciare questi insulti, e quindi, per conseguenza, essere costretti a spiegare il loro operato. E non sorprende se, per difendere questi alti valori morali della tradizione nazionale, l'Italia preferisce chiudere i tribunali. Riguardo la sparizione della mia laurea, una laurea vera, con tanto di foto, timbri e firme di una banda di figli di vacca, onorabili mafiosi che fanno mercato della conferma dei titoli di laurea, la Comunità Europea ha spedito denuncia al Tribunale di Milano, e il procuratore Corrado Carnevali, anche lui figlio di una vacca cisalpina, al fine di difendere gli alti valori morali della Sacra Famiglia, ha buttato la denuncia nel cesso, un cesso padano, un cesso di Milano, e allo stesso modo ha fatto suo fratello di parto gemellare, Guido Papalia, anche lui figlio di una vacca cisalpina. Gentile senatore, a questo punto non mi stupisco se ai suoi giornalisti della Lega non piace parlare di lauree false che diventano vere e di lauree vere che diventano false, e si comportano proprio come i giornalisti di regime, i giornalisti finanziati dallo Stato al fine di nascondere ai cittadini
la vera condizione in cui viene gestita l'amministrazione pubblica e la giustizia. E riguardo il tesoriere, mi pregio di farle notare che anche il suo collega Rutelli dice di non conoscere l'amministratore, il tesoriere, lo sconosciuto cui avete affidato la vostra amministrazione. È ovvio che dal modo in cui operate le vostre scelte amministrative, è ovvio che la amministrazione pubblica è in mano a una banda di mafiosi, a partire dai tribunali, e in questa circostanza voglio precisare che le toghe rosse non sono rosso comunista, come diceva Berlusconi, ma sono rosso cardinale. E l'andrangheta non c'entra nulla, la mafia non c'entra nulla, in Italia non c'è mafia, non c'è 'ndrangheta, i veri promotori della corruzione, indulgenze, simonia, siete voi, a partire da San Alberto da Giussano, a partire dai Vangeli di Pontida, avete trasformato la mafia in un fatto culturale, e pretendete di imporre il sistema della corruzione come se fosse un valore fin dal tempo di Pontida. La vostra civiltà, fondata su così alti valori morali, è arrivata al punto di depenalizzare i reati, a partire dal plagio e dal falso in bilancio. Così non siete più responsabili di crimini, ma di opere pie. Gentile senatore Bossi, avete sottoscritto un patto di mafia e di corruzione, e questo è evidente anche dal gonfalone di Pontida, o meglio di San Pontida, la sua località turistica preferita. Gentile senatore, qualche tempo fa ho fatto un video in cui mi impegno a pagare 100 euro a ciascuno che saprà rispondere ad alcune semplici domande tratte dai libri di scuola. Perché non chiede a quel genio del trota di rispondere, non tanto per i 100 euro, quanto per chiarire le origini di quella tradizione di corruzione, indulgenze, simonia e di santi al di sopra della legge? E riguardo i figli di vacca di cui le ho accennato, visto che lo Stato difende la onorabilità di così evidenti valori morali, non escludo di mettere una taglia anche su di loro.